Siamo con Massimiliano Grasso, vice sindaco e assessore allo sviluppo portuale e alle partecipate. Questo è il riassunto da parte del sindaco Ernesto Redesco, ma le deleghe sono anche altre. Ha individuato quali possono essere le priorità delle deleghe assegnate? L'importante oggi è partire, perché le emergenze sono tante, come ha sottolineato il sindaco. C'è una città da amministrare al di là delle competenze dei singoli assessorati. Per quanto mi riguarda, diciamo, ci sono situazioni importanti da affrontare subito, visto che nelle deleghe c'è quella relativa alla portualità. Lo scalo sta vivendo un momento molto particolare, credo che inizieremo subito a lavorare e io mi auguro che ci sia grande sintonia e unità di intenti anche con l'autorità portuale. Per quanto riguarda le altre priorità, poi, come ricordavi tu, c'è quella delle aziende partecipate, di CSP. In questo momento c'è un'emergenza rifiuti già in atto e quindi affronteremo da subito con il vertice di CSP quelle che sono le situazioni in essere, e poi anche le altre deleghe sono tutte ugualmente importanti. C'è il turismo, c'è la promozione territoriale, c'è la sicurezza con la polizia locale, che è il corpo di polizia locale, è il braccio operativo dell'amministrazione. E poi ci sono i fondi europei. Noi nel nostro programma avevamo l'istituzione dello sportello Europa, è una cosa che vorremmo fare. C'è soprattutto, per quanto riguarda, ultimo ma non ultimo, quello che era stato inserito nel programma, l'assessorato alle periferie, perché noi intendiamo ripartire proprio dalla riqualificazione di tutti i quartieri della città. Insomma, c'è molto molto da fare, noi siamo pronti per questo, con il sindaco Tedesco e con la nostra squadra già da questa sera saremo all'opera, e uno dei primi interventi dovrà essere sicuramente quello di far ritornare un'atmosfera vivibile, nel senso proprio dell'aria condizionata, qui all'Aula Pucci. Grazie e un saluto a tutta la città che attendeva, siamo convinti, questa svolta e questo cambiamento che noi ci impegneremo a dare.